Buonasera a tutti e bentornati sul canale di Toon Kingdom. Siamo qui con una faccia familiare con Andrea, chiamata anche Shrek o Maug per gli amici, ma non ne ho amici, quindi va bene. Maug, qui davanti a te c'è una serie di cose abbastanza interessanti. Che cosa hai fatto oggi? Quando le comprate? Le ho comprate per far vedere che ho toppato e ho comprato pure tutte le partite della top. Ho fatto secondo posto, ho chiuso 6-1 in Swiss, ho perso solo da Rescue Ace, riassumo brevemente la Swiss. Primo round becco questo bellissimo uomo che non è riuscito ad effetti capparmi con tutto che ha vinto il dato, ma ha fatto 7 passo del game di fila ed è finita come è finita. La seconda partita ho beccato il castiglio di Peppe Torrisi e dopo magagne e ingegni sono riuscito a vincere. La terza becco la terza becco Infernopol, dove ringrazio solo il fatto che ho vinto il dato, perché è stato un vinta per Savinta. Poi ho beccato Luca Pagliaro con un mazzo veramente unico nel suo genere. Ho beccato Kashtira Super Heavy Vanquish mondiale. Poi ho beccato Sebinturi, che è stata la mia unica loss con Rescue Ace. Poi ho beccato Davide Zirone, ho interrotto la Lustric finalmente con Unchained, ho avuto delle mani molto mondiali per vincere. E poi ho beccato mio compare Germo, dove purtroppo è stato exultato. Don't cry, please. Quindi che cosa hai giocato? Cioè, tu questo hai detto tutti i matchup, ma non hai detto che cosa hai giocato. Ho detto che ho giocato Skill Drain Turbo. Ah. Il mazzo è uno solo. Ho giocato Labyrinth a 40 carte, non Forniture, solo Trappolose. Preagov è meglio giocarlo così, secondo me. La profile è stata materialmente due Lady. Chi ne gioca tre non capisce niente, perché è un mattone, fa schifo questa carta. Ah. Una perché sono costretto a giocarla, perché ogni volta che la pesco canto I'm feeling lonely. Magari la tagliamo questa parte. No, nulla che normal Arianna non possa risolvere. La carta più forte veramente. Cos'è questa cosa? Sì, questa è... Stendiamo un velo pietoso. Ah. Questa è la carta più forte del mazzo. Questa solo perché ho shoppato Chaos Angel, se no non l'avrei mai giocato ed è una partenza in più. Lei è un lui, non voglio assumere il genere del Kuklok. Fa fare tante cose orrende. Lui è la carta più forte del mazzo. È la carta Labyrinth. Mamma mia! Lui è il padre di tutti i padri, porca troia. Maggio, potresti spiegare l'interazione più divertente di Lord of the Heavenly Prison nel matchup con Unchained, per favore? Lo riveli, fine dell'interazione. Fine dell'interazione. troppo forte. Tre Ash perché era l'unica, diciamo, buona da giocare. Poi c'è stato anche il Nibiru, me la sono pensata lui, ma ha fatto abbastanza cagare, solo che le uniche due volte che l'ho tirato ho vinto, tutto il resto ha fatto schifo, quindi Wart, basta, Entrap perché mazzo trappoloso, che si rispetti. Per la consistenza ho giocato tre Extravaganze gentilmente comprate dal market di Alessio Formosa e una Prosperity, sì, al contrario, sì. Per raggiungere consistenza. Lei è stata forte contro... Che consistenza, morbida consistenza, è stata forte contro Enchained perché mi ha fatto pescare due, questa è stata... Incredibile, non me la sai mai aspettare. La cosa forte è stata che ha risolto. Collet che è stata... Di main! Sì. Fortissima, sì. Perché Gamma non esiste più ed è stata di nuovo forte. Queste due carte sono state fortissime contro Unchained, perché lei ho pescato due e lei ho fatto con le due su Charvara e l'ho shadappato due turni. Assurdo, se ci pensi. Assurdo. Mai tirata su Entrap zero volte, tirata solo su Charvara. Poi ho giocato tre Welcome perché mi piace vederle, tre Big Welcome finché sono a tre, un Daruma perché così l'oppo ti fa lancia proibita, non lo sai, glielo devi mandare per forza a cimitero. Terrors per levare Burf e risettarsi. Esatto, si vede che siamo i Kashtira players. Ma come? Sì, il cervello diventa immune e quindi non devi lavorare. Terrors che ho scoperto in finale che non posso fare sotto shifter. E poi Punishment. Mi ha detto già che non poteva fare, me l'ha sempre rubata. Ha vinto lo stesso. Ha vinto lo sporco. Punishment solo perché giocavo infinite carte di extra deck che erano buone da mandare e quindi ho detto vabbè, ci sta a giocare Punishment. Un extra molto stretto. L'ho fatto letteralmente, ho mandato solo Bucephalus per pescare uno di Garuda a fine.
Poi le trappole quelle con i contro coglioni. Non si beep. Con i contro, con i contro, con i contro. Tre strike. Tre strike. Ma di platino. Di platino. Tre strike, dove due sono stati forti per vincere la finale, però vabbè. Vabbè. Germano è molto di buon umore. Anti-interazione. No. Tre Gozen perché sono forti contro i mazzi di questo formato. E tre Skill Drain che è la vera carta motore del mazzo. Paghi 1000 per vincere la partita. Tre per di santo d'ignoti, ho capito. No, non sono Ultimate. Ah, scusate. Ma ieri c'è questo. Poi ho giocato tre token per parlarle di extravaganze di Prosperity. A fine torneo posso dire. Cosa? Cosa ha detto? No, non ho detto niente. Ho giocato due in dis perché al local da Gianni un tizio giocava Maximus e gliel'ho mandate tutte e due. Ma non si può dire. No, 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 non è once. Garura. Garura. No, fate finire. Garura che fa upstart senza far guadagnare mille all'oppo, fortissimo. Ma Long Dick che non è stato tirato neanche una volta. Chaos Angel che non ricordavo neanche di avere, però l'aio fortissimo. Zombie Stein, ma non l'ho calato neanche una volta, era per i mazzi. Questo era per i mirror di Skill Drain e fargliela vedere che ce l'hai più grossa all'oppo. Zeus mai calata. Terribile. No, perché avevo paura che mi facessero Diablosis, però mi sono ricordato. Come Diablosis? Che è bannato. Ah. No, in verità uno è Dark, però non ce l'avevo, quindi ho giocato di Muribo. Mugrager perché scompa. Una perché tanto l'extra vacanze me la stacca. Cosa? Alessio è difficile da staccare. Cioè, Alessio, perché lo sai? Volamo Cracker che non si è mai preso in permanence, quindi fortissima. Nightmare Package perché. Ma sono tutti un over. Come hai fatto a giocare extravaganza? Non calandoli mai. Questi purtroppo non ho trovato le mermaid. Giocavo un Gookie. Cosa package, stai dicendo? Un Gookie Package di side per fare extra link, ma non mi è capitato. Questo per levare Arrival, che so che Gnister è un problema in questo formato. E Bucephalos per levare il Grafa Fusione, perché era l'unico che avevo più di 3.000. In verità c'è pure lo Zombie Stein, ma non me lo volevo levare. Perché non giocavi il Dragolink a 5 teste? No, quella era target di Super Poli per Dragolink. Okay. Poi ho giocato. Ma poi ha passato 10 anni a cercare target di Spoli. Giocato uno. Ci posso fare se Cash Tira non si può fondere? Cioè, poi non c'è manco il Drago Equest. Cerco Drago Equest. Tre insetti perché fa caldo. Ma non ha senso. Ma perché quelli vendo? Quelli vendo per la statua contro Flamanderis. Fortissimo. Due storm e uno spolverino perché se peschi spolverino più storm le puoi risolvere. Se giochi tre storm e ne peschi due fa schifo. Se giochi tre storm, ma le voglio giocare tre storm. Da quando è lì solo perché non è once e non l'ho mai. Evelyn Multifaker Barrier non l'ho mai giocato. Full Force mazzi. Solo contro Unchained, ma non è servito. È la carta più forte del meta di side, perché tanto blind non lo tiravo mai. No! Americano, no! E poi tre nonni, proprio. Questo è proprio il capostipite della generazione. Da lui vengono tutte le carte. Lui è il nonno. Una partita l'ho vinta solo perché ho aperto quattro trappole e Prosperity. Non avevo un cazzo, perdevo da Storm. E la sesta carta è stata solenne, fortissimo. E niente, questo mazzo è la dimostrazione che se siete scarsi come me, che non giocate da un mese e mezzo, vi fate il local il sabato, arrivate il nono, perdendo da Altergeist, non testando, potete fare secondo posto a regione. Però posso fare uno shoutout serio? Un shoutout serio. A Vittorio. Ciao Vittorio. Shoutout a tutti gli squali perché... Dark! Pinkshank! Sangue di Nabbo! Questo cazzo di doppio... Via! No! No! Via! I box! Ora glieli metto da... No!